Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio andremo ad affrontare gli allenatori, poi i portatori dei Pokédex di Hoenn. Quindi andremo ad affrontare Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Bene, detto ciò, se volete sapere come funziona la macchina che ha alle mie spalle, andate a vedere gli episodi precedenti dove l'ho spiegato, vi ho fatto vedere come ottenerla, come arrivare qui. Essenzialmente dovete fare tutto quello che abbiamo fatto nei 200 e passa episodi precedenti, quindi insomma poca roba. Detto ciò però, possiamo effettivamente andare nelle dimensioni di altri allenatori. Ed oggi iniziamo con Ruby. Eccoci qui. Questo posto sembra essere Slateport City. Ok, porto al Ghepoli mi sembra sia questo. Credo. Salve, Ruby. Il mio nome è Rubino. Ok, è in grado di portare fuori la bellezza interiore dei Pokémon e ha masterato i Pokémon Contest. Per quello sono soprannominato il Charmer. Ok. Charmer in italiano? L'infatuatore? Boh. Va bene. Nana. Ok, questo dà dei soprannomi completamente a caso per i Pokémon, quindi non riusciremo mai a capire come si fa, che Pokémon mettere per essere in vantaggio. Intanto Greninja sale, poi Mumu, bella domanda, cacchio è Mumu? Swampert, ok. Cambiamo Pokémon allora, mandiamo Sceptile. Ah, lo fa addirittura Mega Evolvere. Guarda quanto è brutto. Allora, facciamo una mega... anzi no, noi teniamoci la mega evoluzione per adesso, andiamo in Energy Ball che tanto basta e avanza. Ecco fatto. Poi Fifi, boh. Io per non saperne leggere né scrivere butto Heracross, anche se mi sa di Pokémon di tipo volante, quindi avrei dovuto buttare Donphan. No, ok, Milotic, va bene. Mi avrei potuto lasciare a questo punto Sceptile, ma va bene comunque. Allora, mega evoluzione e Missile Spill. Guarda che danno. Guarda che danno con Missile Spill. Te lo saresti mai aspettato. Allora, rara. Lasciamo in campo Heracross. Davvero? Missile Spill. Perfetto. E poi Kiki, lasciamo in campo Heracross. Ah, un Delchetti. Beh, mi spiace per te, cara Kiki. Tirato giù anche lei. E poi Fofo. Boh. Ah, Cast Form, ok. Perfetto. Abbiamo quindi battuto il coordinatore Rubino. Così bello. Il tuo team è davvero bello da vedere in battaglia. Quasi perfetto quanto il mio, sì sì, credici. Allora, dove si torna a casa? Da qua, perfetto. A questo punto possiamo andare da Zaffiro. Questo posto sembra essere Little Root Town, che è da dove si parte proprio. Ed eccola qua, Zaffiro. Il mio nome è Zaffiro. Ho conquistato tutte le palestre della regione di Hoenn con forza e in poco tempo. Per questo sono soprannominata la Conquistatrice. Vai. The Conqueror. Eccola qua, Zaffiro. Che manda in campo Rono. Noi andremo di Surf. Sul suo Aggron. Eccoci qui. Poi, troppi. Boh. Io la butto su un Sceptile. Vediamo un po' come va. Atropius, non è andata molto bene. Cambiamo Pokémon, va. Contro Atropius conviene mandare Charizard. Leaf Tornado, ok. E andiamo di Charmander, buonanotte, Lanciafiamme, sì. E anche Atropius è andato giù. Poi, chi manda? Fando. Boh. Lasciamo in campo Charizard per ora. Ah, è Donphan. Ok. Allora contro Donphan manderei Heracross. Facciata. Va bene.
andiamo di Mega Evoluzione e Close Combat. Dai, di pochissimo non è morto. Ah, ok, prestardi, perfetto. E andiamo poi di Earthquake. Perfetto. Poi, Chick. Per me, Chick è Blaziken. Sarebbe Torchic. Eccolo qua. Earthquake. Ah, si fa Mega Evolvere addirittura. Buono così. Poi Lorry. Boh. Boh, lasciamo in campo Donphan. Ah, è Wailord. Alla faccia. Sceptile, vieni fuori. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. Ed infine Kirly. Sarebbe Kirlia. Possiamo lasciare in campo. Ah, ok, no. È diventato Gallade questo Kirlia. Andiamo di Xissor. E Xissor di nuovo. Perfetto, abbiamo battuto anche Zaffiro. È davvero già finita? Sì. Non guardarmi. Devo diventare molto più forte, seriamente. Ok. Per poter essere preso sul serio, anzi. E a questo punto andiamo ad affrontare Smeraldo. Emerald. Questo posto sembra essere la Battle Tower. Salve Emerald. Il mio nome è Smeraldo. Wave my e-shooter, I can calm a Pokémon by surrounding it with a seal of soil from its birthplace. Ok. Sono soprannominato The Calmer. Ok. Non ho ben capito quello che faccia, però vabbè, dettagli. Cioè prende un po' di pezzo di suolo da dove è nato e lo calma. Così, boh, non ho capito, ragazzi. Ice Beam. Ok. Sudowoodo. Sceptile. Almeno questo non usa soprannomi strani. E andiamo di Leaf Blade. Dusclops? Assolutamente sì. Greninja è tutto tuo. Mette pressione e noi andiamo di Dark Pulse. Poi Snorlax. Contro Snorlax manderemo Heracross. E andiamo di Mega Evoluzione e Close Combat. Perfetto, abbiamo tirato giù anche Snorlax, poi manda Mr. Mime. Contro Mr. Mime io manderei Sceptile. Ecco qua. E usiamo Xissor. Confusione, va bene. Perfetto. E infine Mantine. Contro Mantine userò proprio lui, Pikachu. Eccoci qui. E andiamo di Thunder Punch. Perfetto. Abbiamo battuto anche Mantine. E abbiamo sconfitto Smeraldo. Proviamoci ancora. No, caro Smeraldo. Non avrei mai detto che avrei vinto. E comunque non importa, è solamente una battaglia. Se lo dici tu, noi adesso torniamo qui a casa. E per questo episodio è tutto. Nel prossimo andremo a sfidare i portatori del Pokédex di Sinnoh. Quindi se non ve lo volete perdere assolutamente, sappiate che arriverà. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti.
da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!